Ciao Cuponici e bentornati sul canale. Nel video di oggi siamo tornati qui dagli amici di Brisighella, nella sera che forse ricorderete di qualche video fa, eravamo ancora in fase di cantiere in quel periodo. Oggi sono arrivate le prime 7.000 piantine di basilico, con cui iniziamo a allestire le torri di coltivazione, vi ricordo 14.000 slot, quindi oggi riempiremo la prima metà dell'impianto di coltivazione in torre. Nel video di oggi, oltre a un rapido aggiornamento su quello che è stato insomma in queste settimane, vi mostrerò più nel dettaglio la parte legata alla gestione della nutrizione, o meglio delle fertirrigazioni, dell'impianto di coltivazione in fuorisuolo presente all'interno di questa serra. Le piantine sono arrivate oggi dal vivaio, sono arrivate in cubetti di lana di roccia, dimensione 7x7,5x7,5. Diciamo, abbiamo scelto questa dimensione di cubetto perché si inserisce abbastanza bene all'interno delle nostre mini braghe, dando a evitare anche la preparazione del CSL con argilla espansa che siete abituati a vedere insomma da altri video. Le piantine hanno già un buon livello di radicazione, quindi le radici spuntano fuori dal cubetto in una parte bassa, quindi avranno abbastanza facilità a raggiungere la riserva idrica presente all'interno delle torri. Ci troviamo nell'area tecnica, l'area che appunto andrà a gestire la fertirrigazione degli impianti presenti all'interno di questa serra. Vi ricordo, abbiamo un impianto di torri di coltivazione, 14.000 slot, e un ciclo chiuso, quindi abbiamo una cisterna interrata qui sotto di me, da dove, diciamo così, una pompa pesca la soluzione nutritiva, la regola aggiungendo degli acidi e dei fertilizzanti, e poi questa macchina, insomma, è un fertirrigatore professionale, appunto regola questi parametri e manda questa soluzione nutritiva così regolata alle torri. E sempre questa macchina qui è in grado anche di gestire la fertirrigazione delle canaline di coltivazione di pomodoro sull'asta di lana di roccia. In quel caso però siamo in un ciclo aperto, quindi arriverà acqua, diciamo così, dalla nostra fonte, che può essere pozzo come in questo caso, oppure un bacino idrico superficiale, insomma. La macchina andrà a gestire i parametri di pH e C in funzione dei set point che noi gli abbiamo impostato, pescando da una di queste soluzioni stock, e dopodiché manderà questa soluzione così bilanciata alle coltivazioni. Allora, come vedete, questi sono gli stock nutritivi. In questo caso c'è scritto acqua liffa. Poi qui alle mie spalle c'è Aqualif B, sono i nostri fertilizzanti, diciamo questi qui studiati più per la nutrizione degli ortaggi a foglia, come si capisce dal nome. Sono stati disciolti appunto questi sali idrosolubili all'interno di questi stock da 500 litri, in modo tale che il fertirrigatore pescherà un po' di stock A, un po' di stock B, insieme all'acido, ok, dell'acido nitrico che servirà per bilanciare il pH, per regolare il pH, il livello di pH, e manderà questa nutrizione alle piante di basilico intorno, quelle che stiamo trapiantando oggi. Poi abbiamo altri due stock, questi altri due stock verranno dedicati alla nutrizione alle piante di pomodoro che cresceranno all'interno delle lastre di roccia. Poi, sempre proseguendo il nostro giro, abbiamo la cisterna interrata qui in basso, che è la cisterna che gestisce, diciamo così, la coltivazione a ciclo chiuso delle piante in torre. Essendo un ciclo chiuso indispensabile, diventa un sistema di sterilizzazione dell'acqua. In questo caso abbiamo deciso di utilizzare una lampada UV, naturalmente montata dopo dei filtri che servono un po' a rendere efficiente il funzionamento di questa lampada. Poi abbiamo tutto un sistema, diciamo così, idraulico legato al pescaggio dell'acqua dal pozzo, filtri vari che mandano l'acqua, diciamo così, filtrata alla vasca del nostro Dosamix. Vasca appunto necessaria, appunto è un fertirrigatore a base aperto, si dice, è una vasca necessaria per una corretta, diciamo così, gestione dei parametri di pH e C, poiché all'interno di questa vasca sostanzialmente arriva l'acqua, che può arrivare o dalla cisterna interrata nel caso in cui qui si va a preparare la soluzione per le torri, oppure arriva dal pozzo nel caso in cui qui dentro si sta preparando la soluzione per le canalette di pomodoro, che sono appunto a ciclo aperto. Quindi arriva dell'acqua, diciamo così, di partenza, vengono misurati i parametri di quest'acqua e la macchina andrà a inserire dentro questa cisterna sostanzialmente un po' di acido, un po' di stock A, un po' di stock B, a seconda di quello che gli abbiamo chiesto e a seconda, diciamo così, del programma che è in funzione, ovvero della coltivazione a cui manderà questa soluzione nutritiva che sta preparando. Se questa macchina ha una sua pompa dedicata che prende questa soluzione che così prepara e la manda appunto alle coltivazioni a cui noi indicheremo di mandarle. Infatti il fertirrigatore ha sia un comodo quadro, diciamo così, di gestione,
che posso accendere, non so, c'è appunto home page, e poi da qui posso spostare, non so, nei vari programmi di irrigazione, posso decidere, non so, la quantità, il tempo, ad esempio, di acqua che voglio dare a un settore piuttosto che un altro. Vedi, adesso c'è il settore, è quello delle torri, torri 1 e 2, perché abbiamo due settori di torri. Programma 1, posso fare vari programmi per ogni settore, posso regolare pH e C per i vari programmi, cambiarli, decidere da dove espirerà, se dal fertilizzante 1, 2, insomma, un'infinità davvero di possibilità ci dà questa macchina. Infatti è molto divertente, diciamo, anche perdersi un po' a capire le varie possibilità di funzionamento che ci dà. E si può lavorare o da questo quadro, quindi comodamente, diciamo, così in serra, oppure c'è anche un'app dedicata che si può utilizzare sia da smartphone ma anche da PC, quindi da postazione fissa, che vi faccio vedere. Poi entriamo nell'app, vedete, vabbè, leggete il nome del nostro dispositivo, entriamo nella macchina, all'interno del programma, insomma, che ci permette di gestire la macchina, e vediamo che abbiamo diverse possibilità: programma di irrigazione, valvole di irrigazione, unità di dosaggio, eccetera eccetera, più tutta una serie di dati relativi alle stazioni meteo. Ti alzo anche, andando un po' rapidamente, vi faccio vedere. Entriamo nel primo punto, Irrigation Programs. Vediamo ad esempio che è attivo il programma 1, che è il programma che io ho impostato per i due settori di torri, torri 1 e torri 2. E dice che l'irrigazione normale è al 15%. Cosa significa? Che il suo, diciamo così, ciclo di irrigazione è partito ed è al 15%. Infatti, se entriamo all'interno, io potrei andare su stato, per esempio, vedere timer state, e mi dirà da quanto tempo è partito. Dice che è partito da un minuto, ok? Perché, o meglio, qual è il ciclo di irrigazione che io ho impostato? Per guardarlo, adesso ve lo faccio vedere direttamente, io ho impostato questo ciclo di irrigazione, quindi vado indietro, vado su quantità, come potete notare c'è l'irrigazione per 5 minuti, con questi valori di pH, di EC che ho impostato, aspirando il 50% dallo stock 3, 50% dallo stock 4, più, insomma, dall'acido pesca per la regolazione dell'acido, 5 minuti, ogni settore. Questo quando lo fa? Io ho impostato un'attivazione a timer, però attivazione può essere anche orologio, semplicemente imposto delle date, scusate, degli orari durante il corso della giornata, o si può fare anche un'attivazione attraverso la radiazione cumulata, cioè sostanzialmente c'è un sensore radiometro che misura la radiazione, e quando raggiungiamo, diciamo, dei set point di radiazione cumulata, ovvero di energia, diciamo, che entra in serra e quindi provoca l'evaporazione dell'acqua, la macchina attiverà l'irrigazione. Adesso non scendo troppo nel dettaglio, vi faccio vedere. Io ho impostato un'irrigazione a timer, adesso così per iniziare. Ho detto alla macchina tra le 8 e le 21 fammi questa irrigazione a timer, cioè dammi 5 minuti al settore A, 5 minuti al settore, scusate, 5 minuti al settore 1 di torri, 5 minuti al settore 2 di torri, e dai 5 minuti di intervallo e poi ricomincia. Infatti, se vedete, dove c'è scritto intervallo attraverso le irrigazioni, le partenze di irrigazione, c'è scritto 15. Cioè, significa che ogni 15 minuti parte l'irrigazione, e all'interno di quei 15 avvengono i cicli che vi dicevo. Bene, come potete sicuramente intuire, le potenzialità sono grosse. Questo impianto, queste macchine ci permettono di giocare anche molto sulla gestione della fertirrigazione. Sicuramente seguiranno altri video dove scenderemo più nel dettaglio, vi mostreremo l'evoluzione della coltivazione. Le cose da dire non mancano, vi terremo sicuramente aggiornati. Se non siete iscritti al canale, questo è un motivo in più per farlo, così vi arriva la notifica, insomma, quando pubblichiamo nuovi video. Detto questo, io vi saluto, ci vediamo domenica prossima col prossimo video. Ciao!